Santa Margherita ospiterà la conferenza del G20 dedicata all'empowerment femminile, empowerment che significa conquista della consapevolezza di sé e del controllo sulle proprie scelte e azioni. Vediamo con Federica Cimignoli. Santa Margherita è in fibrillazione, manca soltanto un giorno al G20 delle donne e la macchina organizzativa sta mettendo a punto le ultime rifiniture. A Villa Durazzo questa sera la serata di gala e al Miramare domani l'importante summit. Un lavoro però quasi in sordina affinché cittadini e turisti non vivano disagi. Il piano sicurezza non lascia spazio a distrazioni. Uomini e donne delle forze dell'ordine in divisa in borghese, sommozzatori e artificieri blindano la città, eppure sembra una qualsiasi giornata di sole e di mare. Mi fa piacere, si noti che non è così visibile perché vuol dire che quindi la sicurezza è garantita mantenendo questa discrezione che ci è stata richiesta dalla Presidenza del Consiglio ma che era opportuna in un caso del genere. Un evento importante per una realtà turistica come Santa Margherita e questo tratto di litorale meritava di essere valorizzata, ma allo stesso tempo era giusto che chi si sta godendo le vacanze avesse il minor disagio possibile. La città è ingentilita da più di 1000 allestimenti floreali piantati per l'occasione. Una Santa Margherita vestita da grandi occasioni, anche se certamente non è nuova ad eventi internazionali. No, non siamo...